Bene, e allora è pronto il servizio su Pescara Giulianova, lo vediamo e poi ci ritroveremo nuovamente in diretta. Da 0-0 il derbissimo tra Pescara e Giulianova, una partita vibrante, ben giocata da entrambe le squadre, ma soprattutto il Pescara che avrebbe meritato di più e sicuramente avrebbe meritato la vittoria in virtù delle grandi occasioni che ha avuto soprattutto nel primo tempo. Di contro un Giulianova che si è difeso con ordine, non rischiando più del necessario ed anzi ha provato ad infastidire qualche volta la retroguardia pescarese. Si comincia subito al primo minuto con uno spavento per il Pescara, cross di Federico Del Grosso, colpo di testa di Spinelli di poco alto. Replica subito il Pescara, ottavo minuto, Palladini avanza palla al piede, esplode il destro dai 30 metri, devia in angolo Ardigò. Dal calcio d'angolo la palla arriva a Stella che indirizza verso la porta, sulla traiettoria c'è Artico che devia di testa, palla che si impenna e va fuori. Al 17° si infortuna Fanesi, al suo posto entra Tacconelli. 18° Tisci da metà campo, vede Ardigò fuori dai pali, calibra un pallonetto micidiale, ci arriva però l'estremo difensore Giugliese e mette in angolo. Il Giulianova tenta di alleggerire la pressione del Pescara. 23° Califano conquista palla, va al tiro, la conclusione però è alta. Riprende il Pescara e la pressione dei biancazzurri si fa sempre più forte. 29° punizione di Tisci, si allunga Ardigò e devia. 33° angolo di Tisci, entra Ruscitti di testa e ancora Ardigò che blocca la sfera. 39° e ancora Pescara, Stella per Tacconelli che spara dal limite, respinge l'estremo difensore Giugliese. Tisci sta per concludere ma viene messo giù per l'arbitro, però è tutto regolare. 44° è il Giulianova a reclamare il rigore per questo contatto in area tra Sbrizzo e Spinelli. Il primo tempo si chiude al 47° con questo colpo di testa di Califano servito da Federico Del Grosso bloccato a terra da Santarelli. La ripresa si apre subito al secondo minuto, Tisci ci prova dal limite, conclusione fuori. Al nono minuto entra Epifani, ex del Pescara, al posto di Esposito. Il Pescara ricomincia il suo forcing, stringe il Giulianova nella propria metà campo, ma le azioni preparate bene non vengono poi finalizzate per le imprecisioni degli avanti biancazzurri. 23° Spinelli ha qualcosa da dire all'arbitro e viene espulso. Giulianova dunque che resta in 10 ed arreta sempre di più il baricentro del gioco, lasciando in avanti il solo Califano e quando anche lui esce è chiaro l'intento di Buffoni di puntare al pareggio. 34° è l'ultimo sussulto del Pescara, cross di Darold, si avvita Artico, la conclusione di testa, si allunga ancora una volta Ardigò e devia la sfera. Tanta pressione del Pescara, ma il Giulianova si difende con ordine. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale del signor Belloli di Bergamo. Questi erano i riflessi filmati su Pescara Giulianova e sono pronte adesso le interviste di Pescara Giulianova, possiamo vederle. Le due anime di Aconi, oggi sull'Adriatico, il cuore giallorosso ma anche biancazzurro. Forse il pareggio è quello che si auspicava nei suoi sogni segreti. Beh, no, io mi auspicavo di vincere perché noi avevamo bisogno di vincere sicuramente più del Giulianova. Comunque è stata una bella partita, giocata molto bene sotto il profilo tattico, magari non molto spettacolare, però sotto il profilo tattico da entrambe le squadre. Non ci sono state grandissime occasioni della rete. Potevamo sfruttare meglio la parte finale della partita quando i nostri avversari sono rimasti in 10 e abbiamo perso un po' di lucidità, abbiamo ragionato poco e abbiamo permesso alla loro pur ottima difesa di disimpegnarsi più comodamente. Però niente, bisogna lavorare, migliorarsi e cercare e accontentarsi anche di questo pareggio, che è un pareggio ottenuto contro sicuramente una buona squadra. Se l'operosità dei portieri e i calci d'angolo stanno a significare qualcosa, vuol dire che veramente il Pescara ai punti avrebbe meritato di vincere. E poi avete anche incappato in un Ardigò in splendida forma. Sì, ma noi, dico, per la mole di lavoro che abbiamo fatto avremmo meritato di vincere, però dopo i gol bisogna farli, noi non l'abbiamo fatti anche per merito del portiere avversario, Ardigò, che ha fatto una buona gara. In queste partite dove le squadre sono equilibrate, tante occasioni non è che se ne creano, si creano quelle 3-4 occasioni in cui bisognerebbe far gol, noi non ci siamo riusciti.
Il rammarico più grande è il finale di partita in cui potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica. L'obiettivo comunque di mister Iaconi è già stato raggiunto, il pubblico è tutto con lui, con la squadra. Ma questo era il primo obiettivo che dovevamo ottenere, io ringrazio i tifosi che ci stanno aiutando, ci stanno, stiamo creando quel clima che è necessario per poter sperare di vincere il campionato. La squadra secondo me ancora non è al top, ha bisogno di, dopo questi infortuni probabilmente si ritarderanno un po' di, diciamo, di arrivare al top della condizione, però noi sicuramente daremo tutto per ottenere quello che è il nostro obiettivo, che è la Serie B, inutile che ci sono scambiati. Una cosa è certa, il cuore questa squadra ce l'ha e l'ha dimostrato. Sì, sì, il cuore ce l'ha, è una squadra di grandi valori morali, avrà dei difetti sicuramente perché tutte le squadre hanno dei difetti, noi abbiamo alcuni difetti che dobbiamo pian pianino, speriamo il più presto possibile eliminare. Niente, cercare di essere attaccati al carro delle prime in classifica e dopo giocarci tutto nel momento in cui noi saremo al massimo. Se fosse un mago, avesse una bacchetta magica, qual è il difetto della sua squadra in assoluto che vorrebbe far scomparire dall'oggi al domani? Beh, ci sono più di un difetto, io mi piacerebbe che la mia squadra sia più aggressiva, innanzitutto che sia più veloce nel far circolare la palla e che si muova di più senza palla. Questi sono difetti che soprattutto quando troviamo squadre chiuse sono ancora di più ingigantiti. Oggi è stata una prova di quello che vado dicendo, però io sono convinto che piano piano ci arriviamo. Torniamo a incontrarci dopo 3 anni, mister Buffoni. Un Adriatico al passo con i tempi? Ma direi di sì, 2 squadre che lottano nelle prime posizioni, anche se è un campionato di Serie C, diciamo così, leggermente, diciamo, triste per il Pescara che aspira giustamente ad altre piazze, ad altri campionati. È sicuramente un paradiso per il Giulianova che è venuto a giocare a Pescara per la prima volta nel dopoguerra e ha giocato alla pari col Pescara. Mister, questa è stata un po' la partita delle due anime, sia lei che Iaconi, cuori bianco azzurri e giallo rossi. Ecco, Iaconi ha detto sì, io forse nei miei sogni recessi, reconditi, avrei sottoscritto uno 0-0, ma dovevo vincere. Anche lei da questi. Ma è la stessa cosa, siamo uomini di sport, siamo uomini di calcio, anche se andassimo a giocare a un torneo per gli spaghetti, vorremmo vincere. Se lui gioca contro me, io vorrei vincere con lui e lui con me, e credo che giustamente anche qui, perché dobbiamo rispettare i nostri tifosi, i sostenitori del Giulianova, che saranno magari inferiori a quelli del Pescara come numero, però hanno lo stesso spirito, lo stesso cuore e vorrebbero che le proprie squadre vincessero. Allora noi dobbiamo giocare con questo spirito. Comunque ha messo una bella squadra quadrata, eh? Ma sì, è una buona squadra che lavora seriamente, è ben organizzata. Stiamo lavorando in maniera seria. Io, come aiutanti che voi conoscete, sia Marco Giampaolo che Paolo Bordoni, stiamo lavorando tutti insieme, è un bel gruppo e questi ragazzi ci seguono, loro sono più giovani di me e per cui hanno una comunicazione più diretta e più magari convincente, perché magari io potrei sembrare il nonno, loro invece sono solo appena appena i fratelli maggiori, così riusciamo a creare un gruppo di lavoro eccezionale e anche la squadra ci segue. È sempre 44 il numero cabalistico di Buffoni? No, non è cabalistico, è un risultato che ho ottenuto, il quale ci liberiamo di un peso per metterci sulle spalle un altro peso. Qual è l'altro peso? Sogniamolo. Di andare più avanti. Lo sogniamo? Di andare più avanti possibile. Capitano, si doveva vincere oggi. Ma ci abbiamo provato, sicuramente è stata una partita difficile dove noi ce l'abbiamo messa tutta per vincere questa partita, forse il nostro portiere è stato inoperoso per tutto l'arco di 90 minuti, loro hanno avuto un po' più da fare, però purtroppo è andata così. Il Giulianova è una buona squadra, non la scopro certo io, però penso che il Pescara stia in palla. Ai punti senz'altro il biancazzurro è proprio avuto. Ma come ripeto, noi abbiamo cercato di vincere la partita, loro non ci hanno mai impensierito, non hanno tirato mai in porta, non per questo non è una buona squadra, anzi sicuramente il Giulianova è una buona squadra,
farà sicuramente bene in questo campionato, però noi dobbiamo lavorare così, convinti di fare sempre meglio.